Fratello Giuseppe, cosa significa essere un vaso rotto e come sappiamo quando uno è un vaso rotto? Quali sono le caratteristiche di un vaso rotto e perché dobbiamo essere un vaso rotto? Non è meglio essere un vaso completo? Se non siamo rotti, se non siamo col cuore rotto, il Signore non può rifarci, rimodellarci. Mi viene in mente la storia del vaso rotto, ti ricordi? Quella storiella bellissima che c'era, lo dico in inglese perché non sono così, non parlo così bene l'italiano. There was the woman who was going to get water. Allora, una donna va a prendere acqua. And she had a full pot, like without any breakings. E aveva un bel vaso. And another one which was broken. Un'anfora, come si chiama. And another one which was broken. E aveva un'altra anfora, e però era rotta, scarpolata. And the water was going down through the broken vase. E strada facendo perdeva sempre acqua. And the two vases were talking with each other, and the broken vase said, I'm good for nothing, I'm just losing all the water. E allora l'urna rotta, screpolata, parlava con l'altra urna e diceva, sono buona a nulla, io perdo l'acqua. But then the woman told her one day, don't worry, because all the water you've been losing on the way to the water well. Ma giunse il giorno che la donna che trasportava le anfore disse alla urna rotta, disse, non ti preoccupare perché tutta l'acqua che hai perduto finora made a bunch of flowers, ha fatto crescere lungo tutta la strada dei bellissimi fiori. So actually when we're broken the Lord can use us. Così anche se siamo rotti, con le nostre lacrime il Signore le può usare per far crescere fiori bellissimi per la sua gloria. Alleluia. Amen. Bellissima, grazie Dora. Il tuo cuore è bello quanto la storia. Dio, Signore ti benedica. Allora tu chiedevi perché dobbiamo essere rotti. Sì, cosa significa essere un vaso rotto? Che tutto il mondo cerca di non rompersi. La rottura è simbolo di riparazione, di malfunzione. Invece la Bibbia parla di vasi rotti, come vedremo. Quindi la domanda è, siamo rotti o no? Stiamo permettendo a Dio di rimodellarci a sua immagine? A volte ci sentiamo rotti al di là di ogni riparazione. Quando ci sentiamo così dobbiamo gioire. Dio ha qualcosa per noi. Abbiamo messo la foto nella radio, vero? Sì, sì. E cosa dice? Puoi leggere la foto? Sì, il messaggio dice, è il tuo cuore un vaso rotto? Bisogno di riparazione? Hai fede di metterti nelle mie mani a confidare e lasciarmi fare? Isaia 64:8. Tuttavia, Signore, Tu sei nostro Padre, noi siamo l'argilla e Tu colui che ci formi. Noi siamo tutti opera delle Tue mani. Alleluia, alleluia. E qui ci sono, ecco, qui c'è una giovane donna che sta modellando un vaso. Mm-hmm. E qui c'è un vaso rotto riparato, vedi, tutto in riparazione. Sì. Signore aiutaci, Signore Gesù aiutaci adesso a dare questo messaggio come Tu lo vuoi dare, Signore, che possa parlare al mio cuore, al nostro cuore, al cuore di quelli che ci ascoltano, Signore. Signore, Amen. Tutti i nostri cuori hanno bisogno di essere riparati, Signore. Signore, abbiamo ricevuto un messaggio settimana scorsa, persone che pensano al suicidio, persone che si feriscono, si tagliano con i coltelli, persone che stanno soffrendo. Signore, abbiamo bisogno di riparazione, Signore. Mi ricordo di Mosè, Signore, dovette andare a 40 anni a essere riparato in Madian. Signore, pascolare pecore, 40 anni. Mosè dovette andare. Signore, abbiamo bisogno di essere riparati tutti, Signore, affinché possiamo essere un'anfora nuova, Signore, per la Tua gloria. Amen. Amen. Amen, Signore. Amen. Aiutaci a dare questo messaggio, Signore, come Tu vuoi, Signore. Nello Spirito Tuo, Signore, come tu me lo hai dato, Signore, questo messaggio, Signore. Fratelli, voglio dire questo. Siamo meritevoli di perdizione. Dio ci mette in questo mondo, fratelli. Non per dimostrargli qual è il nostro valore. Lui lo sa già, il nostro valore. Romani 3:23. Tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio.
va bene, il nostro valore lo sa già, è zero, anzi, sotto zero. Meritevoli di morte. In Adamo meritiamo la morte, punto e basta. Se Adamo fosse morto anche nella carne ed Eva, non sarebbe successo niente, perché erano avvisati e la giustizia di Dio. Invece il Signore ha detto: ok, mi costerà la vita di mio figlio, il suo sangue, il calvario, però lo farò. Questo è amore. Non siamo qua a vedere chi è giusto, chi non è giusto, chi merita, chi non merita. No, siamo qui a vedere chi è disposto a ricevere Cristo e diventare come Cristo, ecco perché siamo qua. Non per dimostrare che noi siamo. La domanda è: perché Dio ci mette alla prova, che a volte non capiamo? Dio ci mette alla prova per vedere se sceglieremo di seguire il mondo o il Signore, il nostro interesse o la giustizia di Dio, se crederemo alla sua parola o se crederemo alle bugie del mondo. Ci sposiamo, io vedere se prenderemo la via del marito, la moglie fedele, o quella della una moglie baldracca e un marito indegno. Vuol vedere che via sceglieremo, perché Dio portò gli animali da Adamo, e quando portò gli animali di Adamo, cosa voleva vedere Dio, Angela e Dora? Perché Dio portò gli animali ad Adamo? Per vedere cosa? Per vedere come li avrebbe chiamati. Cioè Dio non è mica bisogno di Adamo per chiamare gli animali, quello lungo giraffa, ippopotamo, no, volevo vedere insomma questa incredibile, meravigliosa creatura a sembianza di Dio, cosa avrebbe scelto. Uh-huh. E perché Dio ha piantato l'albero del bene e del male nel giardino? Non poteva andare a piantarlo da qualche altra parte, per cortesia? Gli mancava spazio in Siberia? No. Perché ha piantato un albero del bene e del male? E per metterli alla prova? Per metterli alla prova! Per vedere se loro scelgono di amare Dio. Perché ogni tanto tuo marito dà numeri o moglie? Perché ogni tanto tua moglie o marito, tua moglie perde la pazienza o marito? Per metterti alla prova. Mm-hmm. Dio non sta cercando di appurare se siamo buoni o cattivi, meritevoli di salvezza o no, ma solo se siamo disposti a permettergli di riformarci, redimerci, rinnovarci, trasformarci a immagine di Lenin, del Papa. No. A immagine di immagine qualche sua. Politico. No. Almeno di qualche attore di Hollywood. No. Quelle bionde shock, quelle bionde che la notte non puoi dormire, ma a me non mi dà nessun problema. Attori di professione. No. No, a immagine di chi? A sua immagine. Di Cristo. Amen. Sì, di Cristo. Va bene? Sì. Oh, un vero missionario, un vero discepolo, un vero pastore forma, trasforma la sua chiesa, le fa diventare non solo in gamba come lui, ma di più, li fa sopra di lui. E il vero pastore non solo dice: ciascuno di voi è un pastore, ma diventa un trampolino per trampolare i fratellini e le sorelline affinché verso Cristo, che diventa l'immagine di Cristo. Pastore non deve essere il limite, come me non può diventare e certamente non mi puoi superare. No! In una chiesa io non sono un grandissimo profeta, ma mio desiderio è che i fratelli diventassero più profeti di me. Non sono un grandissimo guaritore, ho visto solo alcune centinaia guarire, ma molti di più non guarire ho visto. Oh, mio desiderio davanti a Gesù che tutti voi diventaste migliori guaritori di me. Amen. Ieri parlavo degli acciacchi che ancora porto dall'India. C'ho un problema alle unghie, come sapete, alle unghie dei piedi, che ho preso dalle malattie in India, che ancora mi trasporto. Quanto vorrei che qualche fratello mi tocchi e mi guarisse le unghie. Devo portare gli occhiali. Quanto vorrei che un fratello mi tocchi gli occhi e non porti più gli occhiali. Eppure ho visto tante guarigioni, va bene? Quindi c'è spazio, fratelli, per diventare, come me non ne parliamo neanche, per cortesia è meglio di me. E questo è lo scopo di ogni pastore. Giovanni 14:12, cosa dice a memoria? Opere maggiore più grandi di me farete. Adriano, opere? Opere maggiore farete. Ecco, perché io vado al Padre.
lo scopo di Gesù, che noi facessimo opere maggiori di lui, non era un pastore protestante o cattolico geloso. Solo il prete cattolico può dare la comunione. Gli voi niente, branco di asini, mica vi siete degni della comunione. Ma no, Gesù dice opere maggiori. Io vi do la comunione, vi do il pane e il vino, voi fatelo ancora di più di me. Stavo parlando naturalmente non qualitativamente, ma quantitativamente. Non è che puoi diventare meglio di Gesù. Ehi, cala trinchetto, cala l'orgoglio. Amen, amen, amen. In una parola, è come se Dio disse ai suoi profeti, noi non siamo che argilla. È come Dio ha detto ai suoi profeti, noi non siamo che argilla. Andiamo a Geremia 18, per favore. Noi non siamo che argilla. E che tipo di argilla? Bella, bellissima, perfetta. Siamo argilla e argilla malforma. Siamo dei rottami in necessità di essere ricreati di nuovo. Geremia 18, 1. Vai fino a 6. Geremia 18, 1 a 6. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Alzati! Scendi in casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. Allora io scesi in casa del vasaio, ed ecco, egli stava lavorando alla ruota. Il vaso che faceva si guastò. Si guastò. Quante volte ci siamo guastati? Come succede all'argilla in mano del vasaio. Da capo ne fece un altro, come a lui parve bene di farlo. Come a lui parve bene di farlo. E la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. O casa di Israele, non posso io far di voi quello che fa questo vasaio? Dice il Signore, ecco, quello che l'argilla è in mano del vasaio, voi lo siete in mano mia, casa di Israele. Casa di Israele. Isaia 64:8. Tuttavia, Signore, tu sei? Tu sei nostro padre, noi siamo l'argilla e tu colui che ci formi, noi siamo tutti opera delle tue mani. Isaia 45:9. Guai a colui che contesta il suo creatore. Egli, rottame fra i rottami di vasi di terra. L'argilla dirà forse a colui che la forma, che fai? L'opera tua potrà forse dire, egli non ha mani? Ah, Romani 9:20. Piuttosto, o uomo, chi sei tu che replichi a Dio? La cosa plasmata dirà forse a colui che la plasmò, perché mi hai fatto così? Va bene, attenzione a non lamentarsi come Giobbe, ma è maledetto il giorno che sono nato, e non è il modo questo di accorciare la tribolazione. Benedetto quello che il Signore fa, tribolazione o no, torture o no, sofferenze o no, morte o no. Certo, è facile per il fratello Giuseppe predicarlo, il fratello Giuseppe qui seduto che predica. È bravo fratello Giuseppe, prova ad andare in tribolazione. E non sarà mica così facile, devo ammettere. È più facile per me predicare di essere tribolati che non essere tribolato, lo ammetto. Ma mica posso smettere di predicare la verità, però. Amen. Ma anche adesso, anche senza tribolazione, tanti cristiani, e anche io sono colpevole, ho mormorato a volte contro Dio. Perché Dio questo succede? Perché tu il vasaio non cambi le cose? Perché tu, quindi davo la colpa a Dio quando queste scritture dicono, ma chi sono io per parlare così al vasaio? Mai questionare Dio. Perché mi metti... Sai Dio, se io fossi Dio, io mi tratterei meglio. Bravo. Ah sì. E meno male che non sei Dio allora. Che colui che porta frutto, mio padre lo pota, perché porti più frutto. Sì, sì. Il motivo che entriamo in questo mondo, entriamo nel peccato, entriamo. Perduti, degni figli di Adamo ed Eva. Seguirono il diavolo perché volevano essere Dio. Il problema non è stato che si sono mangiati... un'anguria, un melone, una mela, una pera. No, volevano essere come Dio. A Dio ha detto che se mangiamo moriamo. Ma no, ma figurati, parola mia, che mi chiamo Satana, figurati se io sbaglio. Non morirete affatto, diventerete come Dio. Ah, allora cambia tutto. È stato quello il problema. Volevano prendere il posto di Dio, portare democrazia in cielo. Votiamo. Chi vota per Gesù di qua, chi vota per Satana di là. Forza. Il diavolo c'ha qualche media sotto controllo. No, caro. No. Quelli che si aspettano democrazia in cielo avranno una sorpresa. In cielo è dittatura totale.
dittatura assoluta, dittatura dell'amore, ma dittatura, meglio chiamata monarchia. Amen. Grazie, Signore. Il solo modo che Dio può ristorarci a salvezza è solamente se i nostri peccati inciampano nella pietra. Chi è la pietra? Cristo. E solamente se i peccati si rompono, solo allora Dio può ricrearci a vita eterna in Cristo. E si chiama pentimento. Ora, pentimento viene in due tipi. Uno falso, da appariscenza, battersi il petto, io sono religioso, guarda. E uno vero, cioè nei fatti. Cioè uno che ha fatto la comunione mille volte, ha pregato, ha fatto la comunione nella Chiesa Cattolica mille volte, ha pregato per ricevere il Signore Gesù Cristo mille volte in una Chiesa protestante, ma se non cambia è tutta cosa mentale, non è cosa vera, solo i frutti lo diranno. Matteo 21,44, cosa dice Matteo 21,44? Matteo 21,44, chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato, ed essa stritolerà colui sul quale cadrà. Va bene? E come meglio traduce la Bibbia inglese, Amplified, Bibbia amplificata, ottima Bibbia, ce l'hai lì? Sì. Leggilo in inglese. And whoever falls on this stone will be broken to pieces, but he on whom it will fall will be crushed to powder. It will winnow him, scatter him like dust. It will winnow him, scatter him like dust. Cioè in inglese dice, colui sul quale questa pietra cade sarà spezzato a pezzi, ma colui sul quale la pietra cadrà sarà ridotto in polvere, come al vento, polvere al vento. Vedi anche Isaia 8,14, Daniele 2,34 e 35. Bibbia amplificata in inglese, ottima Bibbia. Andiamo anche a Daniele 2,34 e 35. Daniele 2,34 e 35. Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia. Ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Quindi o ci facciamo spezzare dalla pietra a Cristo e diventiamo parte della pietra, la pietra è Cristo, quindi diventiamo parte della pietra, parte del corpo, parte di Cristo, una pietra, un corpo, Cristo, che crescerà e riempirà tutta la terra. Oppure saremo frantumati, si chiama Armageddon, e come polvere, quelli che non si erano spezzati sulla pietra, quelli che non avevano spezzato la loro orgoglio, superbi, disobbedienza, ateismo sulla pietra, diventeranno come polvere, perché la pietra quando si scaraventa sull'argilla la frantuma, in questo caso diventa polvere in base alle profezie. Ma qual è la differenza? Quello che abbiamo letto in Matteo 21,44, chi cadrà su questa pietra e quelli sui quali la pietra cadrà, come si applica nella vita spirituale? Cosa significa? Significa che Gesù è venuto come pietra d'inciampo. Significa che quando ascolti il Vangelo c'è sempre qualcosa che tu inciampi. Okay. Il Vangelo ti mostra che sei egoista, sì, che non hai amore, che sei disubbidiente, che sei un peccatore, e queste cose devono spezzarsi perché Dio possa rifarci, rigenerarci. Se ci resistiamo, e allora non ci spezziamo, ci tratteniamo la nostra superbia, il nostro egoismo, la nostra disubbidienza, continuiamo una religione fasulla, avviene il giorno che la pietra cascherà, cadrà su di noi e ci ridurrà in polvere. Quindi o cadiamo noi sulla pietra di buona volontà? Di buona volontà. O la pietra ci... Sì. Stritolerà. La pietra cadrà su di noi contro la nostra volontà, ma allora diventiamo come polvere se non siamo salvati. Ho capito, sì. Se invece siamo salvati, come dice 1 Corinzi 3,
badi bene o come uno edifica sulla pietra. Mm-hmm. Chi edifica oro, argento o cose preziose, oppure robaccia, erbaccia, perché il giorno di Cristo lo proverà col fuoco e il fuoco dimostrerà. Mm-hmm. Quindi se uno è salvo, dice, sarà salvo, però avrà perso ogni benedizione, come quelli dice, abbiamo profetizzato, abbiamo fatto questo, quell'altro. Gesù dice, sì, ma io non vi conosco, andatevene dal mio cospetto, non voglio vedervi dalla parte del regno di Dio dove sono io, andate un'altra parte dove io non vi vedo, andatevene via, operatori di iniquità. È anche come abbiamo letto ieri in 1 Corinzi 11, che se esaminiamo noi stessi, se cadiamo sulla roccia, se noi vogliamo essere puliti dalla superbia tutto, non saremo giudicati. Amen, 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 amen. Esaminare noi stessi, cadere sulla roccia, sulla pietra. Il diavolo ha detto, se mangiate questo frutto sarete come Dio. Qui c'è un articolo di giornale che parla di questo, di una cosa. Vediamo che oggi il diavolo cerca di mantenere questa promessa. Va bene? Se qualche fesso ci crede ancora. E l'uomo cerca di essere Dio. Per esempio qui c'è un giornale, Pro Vita, che dice, Pro Vita, il Canada legalizza? Ce l'hai il giornale? Pro Vita? Sì, Pro Vita, il giornale che si chiama Pro Vita. Pro Vita e Famiglia si chiama. Il Canada legalizza l'eutanasia. La Corte Suprema canadese ha legalizzato l'eutanasia. Cosa vuol dire? Qui c'è un lungo articolo, l'articolo cristiano, dice Alex Schadenberg, direttore esecutivo dell'Eutanasia Prevention Coalition, ha detto che legalizzare suicidio assistito si tradurrà presto in abusi nei confronti di anziani disabili e altre persone socialmente svantaggiate. Cosa vuol dire? Cioè faranno morire chi vogliono loro, in altre parole. Capito? Per questo che ogni volta che fanno una legge nuova, cioè, una legge si può sempre usare a due modi, gloria di Dio, la gloria del diavolo, per aiutare il prossimo o per abusare il prossimo. Quindi c'è sempre una trappola. L'articolo dice, una volta che si inizia a considerare l'omicidio come un mezzo per risolvere i problemi, improvvisamente si presenteranno sempre più numerosi i problemi per cui l'omicidio è l'unica soluzione. Cioè, cos'è l'eutanasia? L'eutanasia è omicidio. Sì. Tu uccidi una persona. Va bene, quindi oggi parleremo cosa ne pensiamo noi. Ho ricevuto una profezia di Gesù, e adesso voglio leggere gli appunti. Va bene, sull'eutanasia. Cosa pensa Dio dell'eutanasia? Va bene. Allora. Questa eutanasia Vuoi leggere questo articolo, per favore? Per essere precisi si parla? Per essere precisi si parla di suicidio assistito, ma la distinzione tra i due è questione di lana caprina. Per ora è il malato a chiedere di essere aiutato, tra virgolette, a morire da un medico. Tra poco sarà il medico a decidere chi deve morire e perché. In buona sostanza, i giudici hanno deciso che alcune persone sono meglio morte che vive perché sono deboli. Questa è una terribile giornata di vergogna per il Canada, ha detto Jim Hughes, presidente nazionale della Coalizione per la Vita, a Life Site News. È sempre una falsa compassione uccidere qualcuno che soffre. Esatto. E questo è giocare di essere Dio. Sì, tu decidi chi vive e chi muore. Sì. È proprio quello che l'articolo diceva, che abbiamo letto, che se accettiamo l'eutanasia fra poco diventerà una cosa normale e diranno che è l'unica soluzione anche per quelli che sono anziani nei centri di assistenza che dopo tutto non producono niente, solo costa mantenerli. Quindi eutanasia. E anche quei giovani che abbiamo letto articoli alla radio che essendo in depressione a 16 anni chiedono eutanasia, quindi è una esagerazione, diventa fuori controllo e terribile, terribile. Quindi è meglio neanche parlare di eutanasia, lasciare Dio a decidere la vita e la morte. Grazie Signore, amen, amen, grazie Gesù. Quindi, e dicevi che con l'eutanasia l'uomo gioca di essere Dio. Gioca a essere Dio, con l'aborto. Cioè tutto ciò che non si uccide, non deve mai uccidere, né con l'eutanasia né con l'aborto. Però nella loro senso di giustizia carnale vogliono essere
usare la scienza, mostrare come sono in gamba, tengole in vita, invece deve morire. Cioè, non è che devi uccidere, lasciale tranquille. Curali, è piccola operazione, tranquilla, ma non ospedale che costa $1 milioni al giorno. Non parlo mica di soldi, sto dicendo altro che pari opportunità, altro che eguaglianza. Qui c'è il ricco che tiene in vita il suo parente come vegetale per 10 anni. E poi non voglio spendere 2 lire per costruire pozzi di acqua per chi muore di sete. Quindi il diavolo cerca di far sentire l'umanità come Dio. Cioè l'uomo ateo vuole sentirsi come Dio, e Satana mantiene la sua parola che sarete come Dio. La verità invece è che Dio può solo usare vasi rotti, gente disposta a rompere il proprio orgoglio, la propria superbia sulla roccia della parola, perché solamente così può redimerci e farci immagine di Gesù. E allora Dio nella Bibbia parla di vasi rotti, ci chiede se siamo disposti, permettergli di romperci per ricrearci a sua immagine, ma dobbiamo dire di sì, per il Signore rompici. Sì. Quindi cerchiamo di non essere distanti da Dio, che Dio deve romperci. Cerchiamo di stare vicini al Signore, che le rotture non sono così difficili perché Lui ci mette l'unguento. Va bene? Gloria al Signore. Amen. Tutti, vogliamo dare un'occhiata agli uomini di Dio, tutta gente che ha dovuto essere rotta? Sì. Cominciamo con Paolo? Ok. Grazie Signore, perché ogni uomo vero di Dio ha dovuto essere rotto prima che Dio potesse usarlo. Paolo era una delle menti più sveglie e intelligenti del Sinedrio, va bene? Era sicuramente in lista per diventare sommo sacerdote. E Paolo era uno superbo, talmente superbo che il suo cuore divenne duro e Gesù dovette romperlo quando lo buttò giù da cavallo, lo ha reso cieco. Paolo, San Paolo, perché potesse vedere nello spirito. È solo così che il suo vaso ha potuto essere rotto, perché Dio lo poteva riformare a sua immagine. Vedi Atti capitolo 9, la storia di Paolo, che Gesù lo butta giù da cavallo. Sì, 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 sì. La sua conversione. Signore, dice, Signore, chi sei? Paolo, io sono Gesù, perché mi perseguiti? Mica perseguitava Gesù, perseguitava i cristiani. E Gesù sta dicendo, se persegui i cristiani, persegui di me. E Davide, cosa ha fatto Davide? Davide ha scoperto che il suo cuore era indurito alla verità. Quando? Solamente quando Nathan va da lui, gli punta il dito e gli dice: sei tu l'adultero con la moglie di Uria che tu hai assassinato, lo hai assassinato per coprire il tuo peccato. Leggi la storia secondo Samuele 12 e 11 e 12. Ma prima di puntare il dito contro Davide, assicuriamoci che io e te, in una situazione di tentazione e debolezza simile, non saremmo caduti in una simile o peggiore fossa. Siamo sicuri che non saremmo caduti nella fossa di Batseba prima di predicare contro Davide? O forse dovremmo predicare in modo un po' diverso e dire: se non fosse per il Signore io sarei già caduto. Sì, amen. Se non fosse per il Signore io sarei caduto nella fossa di chissà quale, magari peggio di Batseba. Batseba. E a Genesi 22, il grande Abramo, per grande che era, ha dovuto essere provato tramite la sua offerta di Isacco. Va bene, e Dio cosa gli ha detto? Genesi 22, 12, l'angelo parla ad Abramo e dice: non stendere? Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male. Ora so che tu temi Dio, perché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Immagini Abramo. Genesi 22, 12. Immagini come Abramo deve essere rotto, un vaso rotto. Ma ti rendi conto? Qualunque padre degno di questo nome preferisce morire che non far morire suo figlio. Questo addirittura deve ucciderlo lui stesso. Come i cananei, come i pagani. Cassi, ma allora anche il mio Dio è così. Immagini questa qua che fede che deve avere in Dio.
quanto amava suo figlio. Il suo amore è così grande che è andato a fare la guerra contro gli cinque re che hanno attaccato Sodoma per liberare il suo nipote Lot, che era fuori binario. Immagina quanto doveva amare Isacco. Pietro, andiamo a Pietro? Sì. Pietro, che anche lui si era reso conto che doveva rompersi quando successe di sera, seguiva Gesù da lontano e lo rinnega tre volte. Per quale motivo? Per salvare la sua vita. Quante volte abbiamo criticato Pietro? Ho rinnegato Gesù tre volte. Santarellini noi. Ma ci stiamo assicurando che non stiamo facendo lo stesso quando ci vergogniamo di difendere Gesù, difendere il Vangelo, quando ci siamo in situazioni che gli altri lo sbeffeggiano, lo bestemmiano? Siamo sicuri che noi stiamo rinnegando Gesù anche noi, e forse più di Pietro? Cos'è che ha detto Pietro? Tutti ti abbandoneranno, Signore, ma io no. Si vanta davanti a Gesù, si innalza in superbia al di sopra degli altri apostoli. E quella durezza di cuore è stata sufficiente? Un documento legale timbrato, va bene, autorizzazione a procedere per il diavolo che presto lo tenta. E Pietro rinnega. Dal momento che Pietro dice tutti questi qua ti abbandonano, anche se loro ti abbandonano, io no. E il diavolo dice ok, incassa il documento, va da Dio, e Dio dice procedi. E Pietro rinnega tre volte. Attenzione come apriamo la bocca, fratelli. Cosa ha fatto Pietro? Qual è stato il suo sbaglio? Superbia. Si è innalzato. Quindi attenzione, fratelli, alla superbia, perché è la superbia che indurisce il cuore. Quando dice il tuo cuore si è indurito, è superbia. Cosa è superbia? È un incantesimo, uno spirito del diavolo che indurisce i cuori. Ci fa innalzare di sopra degli altri nostri fratelli. E il diavolo riceve l'autorizzazione legale a procedere, per metterci alla prova. E lui sa quando, dove, come, in che modo siamo deboli, quando non stiamo pregando, oppure siamo sotto minaccia, sotto tentazione, deboli. È il tempo del diavolo. Perché lì, nel momento di debolezza, di crisi, lì vieni messo alla prova. La lista è lunga. Tutti i grandi uomini di Dio che hanno dovuto essere rotti. I perfetti vasi. Paolo era un perfetto vaso, un perfetto fariseo, digiunava, pregava, un perfetto vaso. Eppure ogni uomo di Dio, bello, grande, forte, potente, ha dovuto essere rotto prima che Dio potesse usarlo. Perché tutti quanti siamo peccatori, tutti quanti siamo perduti, tutti abbiamo bisogno necessario, indispensabile di inciampare sulla pietra della verità di Dio e scegliere, perché di scelta si tratta. Dobbiamo scegliere cosa? Di volere, desiderare, chiedere a Dio di romperci nel modo giusto, perché quando viene il diavolo ci rompe nel modo sbagliato, ci rompe come Pietro che ha rinnegato Gesù, come Davide che è caduto con Batseba. Ma se ci rompe Dio, ci rompe nel modo giusto, ci porta nel modo giusto, taglia ramoscelli sbagliati. Quindi rompiamoci sulla pietra, non aspettiamo che ci rompa il diavolo. Quindi accettiamo di lasciarci rimodellare secondo la parola di Dio, non secondo la nostra mente carnale, i nostri desideri, la nostra volontà. Guardiamo all'esempio dei patriarchi come Abramo, di cui abbiamo parlato. E per questo che vivranno per sempre alla presenza di Dio. Va bene? Quindi, gloria al Signore. Perché si sono lasciati a essere tentati, si sono lasciati nelle mani di Dio per poter essere rimodellati per la gloria di Dio. Grazie Signore. Grazie Signore, grazie Dio Gesù. Ci aiuti anche noi a lasciarlo, che lavora nella nostra vita, per essere conforme alla sua immagine, come dice Romani 8. Guarda, il mondo ateo non crede nella rigenerazione, ma solo nelle riparazioni cosmetiche, solo nell'apparenza.
Cioè il modo che il diavolo ci ripara è una riparazione di apparenza. Sai, uno ti vuole vendere la macchina, una piccola pitturata dove è arrugginito, pittura sopra la ruggine, eccetera, eccetera. E dopo 6 mesi è tutto arrugginito di nuovo. Quindi è una riparazione cosmetica. Il diavolo ti ripara così, tramite lo yoga, tramite le religioni orientali, tramite la meditazione trascendentale, tramite... Certo che lo yoga ti dà pace nella mente, sì, te lo dà, ma nella carne però. In modo superficiale. Però la radice, il cancro nell'anima rimane. Il mondo ama i vasi belli, le donne sexy, i tacchi alti, i minigonne, i grossi uomini con i muscoli, belli, bei vasi, sì, ma è tutta apparenza. L'apparenza, il modo che il diavolo fa i suoi vasi belli, così ha una reputazione impeccabile, un bel diploma attaccato al muro, una bella macchina, però non dico una Ferrari, una bella automobile, almeno magari dall'anno, un matrimonio apparentemente perfetto, perfetto magari solo dal di fuori, ma dentro solo Dio lo sa. I vicini di casa ti sorridono, ti reputano alto locata, lavori in banca, uno di buona posizione, parliamo religiosamente, apparenza di perfezione e santità personale, in giro col pennellino l'acqua santa in continuazione. Superiorità spirituale, io prego, io qua, guarda, io vestito tutto religioso. Se uno pastore ha una congregazione più numerosa, edificio più grande. Ma Gesù dice, Luca 16:15, voi vi proclamate giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, perché quello che è eccelso tra gli uomini è abominevole davanti a Dio. Quello che è eccelso tra gli uomini è abominevole davanti a Dio. Questo Gesù è venuto con un'apparenza, dice Isaia 53, da non attrarre gli sguardi. Il suo fratello dice, questo qua sarebbe Dio? Dio? Questo qui è Messia? Ma figurati. Giovanni 7:15, neanche i suoi fratelli credevano in lui. E qui casca l'asino, qui casca la capra, qui casca l'incredulo. Guarda, una storia, volete sentire una storia? Sì. Una storia sì. Vera, ve la racconto. Ok. È la storia di un papa, no, frate Giuseppe, per cortesia, okay. Non di nuovo, no, questo è un altro papa. Quale? È un altro papa, uno che viveva, un papa di Roma ovviamente, viveva a Roma, c'era una volta a Roma un buon papa che andò a visitare i carcerati in prigione, questo papa. E gironzolava per il carcere insieme al direttore del carcere, che sai, il papa era come l'imperatore, no? Lui è il papa re. E c'erano tutti gli inquilini, i carcerati, i locatari, in spagnolo locatari, tutti gli inquilini. Tutti lì a fargli, tutti intorno vogliono toccarla, la sua veste, santità. E lui ha iniziato a parlare, questo papa era un buon papa, ha iniziato a parlare, uno di qui, uno di là, tu cosa hai fatto, perché sei qui? Oh, dice, santità, lei non lasci perdere, guarda, non me lo faccia dire, ma dimmi, il giudice era corrotto. Sì, santità, io sono innocente. Ah, sono innocente? E chiede un altro, e tu che succede? Perché sei qui? Chiede un altro lì che, oh santità, grazie che mi ha chiesto, la polizia ha mentito su di me, sono i poliziotti che dovrebbero essere qui. Ah, sono innocente. Ah, ho capito. Sì, santità, sono innocente anch'io. E gli bacia la mano, altro innocente. E continua a camminare, trova un altro che faceva la fila per toccargli la veste. E tu? Oh, santità, sapesse. Guarda, io non voglio dirglielo, ma questa è la verità, sa? Io sono innocente e la colpa è di mia moglie che dice che bevo e sono violento. È lei che dovrebbe arrestare, santità. Si gira verso un altro che voleva parlare, dice, e anch'io, sa?
mi hanno messo dentro per assassinio, ma l'assassino era, è stato un altro. Dovete trovarlo e liberarmi. E allora il Papa, sconsolato, continua il cammino per la prigione e trova in un angolino, vede in un angolo lì uno con la testa tra le mani, seduto per terra nell'angolo, non lo guardava neanche il Papa. E il Papa dice, incuriosito, è andato da lui, e tu non vieni a giustificarti? Dice no. E questo non voleva neanche rispondergli. Ma dimmi, dimmi, sai, io, se c'è un problema, io ho potere di aiutarti. No, santità. Dice, io mi merito questa punizione e anche di più. Per colpa mia ora delle vittime soffrono. Per via del mio crimine, ora, per colpa mia, la mia giovane sposa soffre coi bambini piccoli e non hanno nessuno che li sostengono e soffrono la fame. Ci fu grande silenzio. Il Papa a un certo punto si gira verso il direttore del carcere e dice: liberate subito questo peccatore reo confesso che non corrompe e contamini il resto di queste oneste vittime e galantuomini. E allora, per non contaminare, virgolette, la prigione, lo scarcerarono. Lo benedice. Alleluia. Amen. Grazie Gesù. Amen. Gloria Amen. A Dio. Quindi vale la pena essere umile e onesto. Grazie Gesù. Vale la pena admettere grazie, che non siamo Signore. Niente senza Gesù. Grazie Signore. Amen. E il Signore sempre benedice l'umiltà. E questo quando ci giustifichiamo davanti a Dio. Perché mi rompi? Non merito di essere rotto. Non merito di cadere sulla pietra. E io, non so voi, ma io a volte mi ricordo, ho cercato scorciatoie nella mia vita. Sì, sì, sapevo che ero salvato, sapevo che il mio nome era scritto in cielo, sapevo che nel mio cuore, però, sapevo in fondo, dietro quella porticina che non aprivo mai, non andavo mai a pulire, mai a fare pulizie settimanali, una porticina che nel mio cuore, quando l'aprivo, solo ragnatele, e robaccia, e muffa. C'erano quelle lezioni, però mi piaceva rimandare. Non so se vi è capitato a voi. Sì, magari, tante volte. Oh, sì, sì. Sì? Sì. Magari una preghierina veloce, senza andare troppo a fondo. Sì, sì, sono peccatore. Insomma, sapete di cosa parlo, no? Sì. E, difficile andare a fondo, fondo. Dove, quando pulire... confessare, chiedere scusa per quella cosa che tanto abbiamo difeso, allora comincia veramente a fare male, e allora è una ferita aperta, non la tocchiamo. E allora non vogliamo arrivare fino al punto di denudare, esporre quella debolezza, quella mancanza di cuore pieno. Ma ci manca quella speciale gioia, ci manca quella pienezza, non c'era, non c'è. È un po' come quando sai di avere una caria che va peggiorando e ti fa sempre più male, però rimandi la visita al dentista perché niente, non... Ma la domanda da farci è questa. Serve veramente essere codardi? Ci aiuta veramente? Si dice che il pauroso muore tante volte, però l'audace, il forte, il risoluto, il fermo muore solo una volta e muore bene, con carattere. Ma che serve rimandare? Che serve rimandare la croce? Cosa serve? Cosa serve convincere Pilato? Crocifiggimi domani. Aspetto, crocifiggimi dopodomani. E così soffro 2 giorni nell'aspettazione. È lo stesso la crocifissione. Sì. A cosa serve? Solo aumenta la tortura psicologica dello spirito, la mente, del cuore.
No, fratelli. La paura è un lusso che non possiamo permetterci. Cerchiamo invece in ginocchio la volontà di Dio. E non appena la sentiamo con la volontà, è confermata con la sua parola, dobbiamo farla. E quella sarà la via di uscita dal labirinto, dalla confusione dove ci possiamo trovare. E quindi la via di uscita è Gesù. Imbocchiamola al più presto, anche se fa male, prima che venga il diavolo ad offrirci una delle sue belle e furbe scorciatoie. Proverbi 14:12. La via di 14, capitolo 14, verso 12. Proverbi 14:12. C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte. Wow. E 12:15 ce l'hai? Sì. La via dello stolto è diritta ai suoi occhi, ma chi ascolta i consigli è saggio. Alleluia. Proverbi 12:15. Alleluia. Attenzione che la via diritta, cioè quello che a noi sembra giusto, per cui lottiamo, litighiamo con la moglie, il marito, il fratello, la sorella, il pastore, i fratelli, ma la via dello stolto è diritta ai suoi occhi, ma chi ascolta consigli è saggio. Adesso tutti diremo di sì, ma lo faremo. Tutti diremo di sì, non ho dubbio, tutti diremo di sì, ma lo faremo. Ebrei 5:8, Matteo capitolo 5, e se siamo nel processo benedetto di Dio, qual è il processo? Il processo della rottura. C'è un processo di rottura che è benedetto da Dio. Quindi se siamo in questo processo di rottura che il mondo non vuole, allora dobbiamo gioire, dobbiamo rallegrarci, perché solo in quel modo potremo far parte dei grandi di Dio. I grandi di Dio accettano la crocifissione, non la rigettano, accettano di mettere un Isacco sull'altare, accettano lodando, accettano contenti, magari tra le lacrime, magari piangendo, ma contenti che non stanno rinnegando. Amen. Ebrei 5:8, Matteo 5:3-12. Ebrei 5:8. Benché fosse figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì. Allora Gesù come imparò? Lui era Dio, ha imparato mentre beveva una tazza di camomilla. No, caro. Ha sofferto. No, lui ha imparato, Gesù, attraverso le sofferenze. Gesù ha imparato dalle sofferenze. E noi? Chi crediamo di essere noi che vogliamo imparare senza soffrire? Dio ci ama, Vangelo prosperità. Mangia, bevi, digerisci, guarda televisione, compra macchine belle, comprati un bel orologio d'oro, viene il rapimento perché Dio ci ama così tanto. Ah sì? E come mai Dio non ha amato Gesù così tanto da fargli evitare la sua tribolazione? Quello era Gesù, Salvatore, la nostra salvezza. E Paolo? E Pietro? E tutti i martiri dei secoli? Dove è stata la loro, virgolette, rapimento prima della tribolazione? Mai, mai, mai. Dio non ci toglie la tribolazione e ci aiuta a superarla. A volte ci nasconde in un bosco, come Davide, che sempre nasconde nei boschi, nelle montagne, nelle cave, Davide scappando da Saul. O a volte deve andare al torrente, prendere 5 pietre belle lisce, metterle una nella fionda e poi Davide va da Golia. Quale rapimento prima di Golia? Quale? Questo rapimento è solamente nella mente degli sciocchi, non di quelli che leggono la Bibbia tramutano, adattano, plasmano, trasformano la Bibbia a loro immagine e somiglianza della loro chiesa, della loro religione. Invece del contrario. Allora, ce l'hai Matteo 5? Sì. Il 3. Matteo 5:3. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Va bene, chi sono questi? Questi sono i rotti, questi sono i vasi rotti. 6. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Questi sono i vasi rotti, fratelli.
rotti perché sono affamati, sono assetati di giustizia, non navigano nelle comodità che il Vangelo prosperità predica, o questo Papa l'eguaglianza sociale. Perché parlo sempre del Papa? Perché questo è lo spirito dell'Anticristo che viene, dovete imparare quello che lo Spirito Santo dice. Questo Papa, quando questo Papa parla, prestate attenzione perché è la bocca del dragone. Apocalisse 13:11, corna di agnello, cioè la croce al collo, ma la bocca di dragone, cioè posseduto. Sei. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Amen, amen. Vasi rotti, 10. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Un vaso rotto, rotto dalle persecuzioni, e Gesù lo ripara, fino al 12. Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Vaso rotto dalle persecuzioni e dagli insulti. 12. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Alleluia, alleluia, alleluia. I profeti prima di voi erano vasi rotti. Quando dico vaso rotto vuol dire che ci rompiamo sulla parola, la nostra superbia si rompe sulla parola di Gesù e Lui ci rimodella, ci rifà, ci plasma, ci trasforma ad immagine di Gesù ogni giorno, ogni giorno. Amen. Luca 6:22, beati voi quando gli uomini vi odieranno, vaso rotto. Quando vi scacceranno da loro, vasi rotti, e vi insulteranno e metteranno al bando il vostro nome come malvagio a motivo mio, del figlio dell'uomo. Non perseguitati perché siete criminali o lazzaroni, ma a motivo mio, dice il Signore, sì, perché siete vasi rotti. E io vi farò vasi nuovi per la gloria di Dio, per il regno di Dio. Amen. Grazie, Gesù. Dice il Signore, sarete vasi bellissimi nella mia casa, sarete dei vasi meravigliosi, vasi viventi, angeli, ma dovete lasciarmi fare, dice il Signore, non come quello che ha portato l'orologio a riparare. Guardate la storia, conoscerete la storia? Storia vecchia, questo ha portato l'orologio a riparare, gli ha portato le lancette. Ah. Adesso le lancette dell'orologio. Yeah. E gli dice, cosa devo fare con queste? e dice, vanno avanti. Vanno avanti questa lancetta, riparale. Dice, ok, ma dov'è l'orologio? No, dice, sono le lancette il problema. Questo era un contadino che il primo orologio aveva visto nella sua vita. E dice, no, scusa, mi faccio riparare se non portate l'orologio. Ma senti, io vi conosco, voi broglioni, voi tu hai l'orologio così mi fai pagare tutto quello che vuoi. Il problema sono le lancette, non venimi a dire che l'orologio non funziona, questa storia qua. Dice, ripara le lancette. E poi dice, guarda, se non portate l'orologio non posso ripararlo. Dice, ridammi le lancette, tu sei un imbroglione come gli altri, se n'è andato. Ai, 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 ai. Cioè, se portiamo le lancette a Gesù, non può riparare l'orologio. Mm-hmm. Se andiamo da Gesù solamente per scaldare una panca, gli portiamo le lancette, solamente per dammi, mm-hmm. Ma non gli portiamo il cuore da riparare, va bene, non potrà riparare il corpo, l'anima, lo spirito, cioè l'orologio. Mm-hmm. Portare tutto l'orologio. Amen. Gesù. Bello, sì. Grazie, guarda, Gesù. Io voglio dire a questi fratelli che soffrono e che non capiscono perché Dio, se fossi Dio, mi avrei guarito. Lo so. Giobbe, se era Dio, si sarebbe guarito, invece. E Gesù è dovuto rimanere in croce 6 ore. E i chiodi fanno male 6 ore. E alla fine, affinché è morto asfissiato, infatti. I crocifissi a un certo punto non riescono più a respirare. E Gesù, la parola Paolo dice, Gesù ha sopportato la croce per la gioia che era davanti a lui. Sapete cos'era la gioia davanti a lui?
Sì. Cos'era? Noi. Dio il Padre, il Padre e noi. Sì. Cos'è che gli ha dato la forza a Gesù di sopportare la croce? Tu, guardate allo specchio. L'anima salvata. Gesù guardava a te, a me. Branco di disgraziatoni che siamo. Noi eravamo la gioia che ha dato Gesù la forza di sopportare la croce. Quindi quando hai una tribolazione, una battaglia, una crisi che non sai cosa fare, guarda davanti, guarda alla gioia che saremo con Gesù in cielo, alla gioia che non vogliamo sentirlo dire: dipartitevi da me, non vi conosco, ciao, qui c'è il biglietto dell'autobus, buon viaggio, do direzione, non si sa, da qualche parte. Non vogliamo sentire quello. Cosa credi perché i cristiani entravano nell'arena a essere sbranati da leoni? La gioia che non volevano passare l'eternità separati da Gesù. E Gesù ha dovuto morire per la nostra salvezza in croce. Ogni martire ha dovuto morire perché il Vangelo arrivasse a noi. Il Vangelo non è giunto a noi perché dei pelandroni religiosi davano l'acqua santa dalle finestre, ma perché dei martiri sono morti e hanno seguito il Vangelo e Gesù e la verità fino al sangue. Amen. Perché senza sangue non c'è chiesa, senza croce non c'è fede, senza sacrificio non c'è continuazione della chiesa. Quindi adesso voglio dire a tutti voi fratelli che soffrite, voi che siete perseguitati, odiati a causa del vostro amore per il nostro Re, Salvatore, Gesù, voi che siete in un ambiente di, parlo ai fratelli che sono in un ambiente di miscredenti, circondati di gente che odia Gesù, a volte familiari, a volte posti di lavoro, sappiate che non siete soli. Adesso ascoltate bene questo messaggio, una profezia di Gesù. Gesù dice: amati, non siete soli. Io, Gesù, sono con voi. Non ve l'avevo promesso? Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo. E ora, oh amati, solo credete in me. Solo continuate nel mio amore e fede nella mia parola. Non credete neanche per un momento le bugie del maligno che circolano per il mondo. Credete in me. Io e non il mondo sono la verità. Il mondo usa e getta. Il mondo vi usa e vi getta. Ma io vi raccolgo e vi redimo. Io non riciclo, ma ricreo, metto a nuovo, rigenero a nuova vita. Il mondo prende i miei nuovi figli e nel suo sistema li termina inevitabilmente in rottami, li abortisce, li porta al suicidio, li eutanasia. Io, Gesù, raccolgo questi rottami, compresi feti abortiti, buttati via, vite considerate come immondizia dal popolo del diavolo. E insieme a tutti gli altri vasi rotti e cocci, io li riscatto, li affranco, li svincolo dal mondo, li salvo, li trasformo in miei angeli eterni, celesti, meravigliosi. E a voi, o miei fedeli discepoli, voi che perseverate nella mia parola, vi dico, come anche scritto nel libro dei tempi, ora voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola, nel mio regno, e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Grazie, Signore.
dentro di me. Cercavo risposte senza un perché della tua compassione, dubitavo io. Potevo sentire il dolore che causava ferite nell'anima e mi chiedevo: il mio Dio dov'è? Poi ho compreso che nella vita ogni cosa ha un motivo. Mi hai rivelato che tutto coopera al bene e che